La vittoria dei comuni e del papato. Allora, avevamo visto che Federico I Barbarossa scende la prima volta in Italia nel 1154, prima di età di Roncaglia, in cui ammonisce i comuni a restituirgli i poteri, le cosiddette regalie, appunto perché sono del re, sono poteri, ridatemi le mie regalie, con le buone perché non ha un esercito possente. Se ne torna in Germania, ritorna 4 anni dopo, nel 1158, questa volta con un esercito possente, seconda dieta di Roncaglia, dalle parole ai fatti, quindi restituitemi tutti i poteri. Milano, Brescia si oppongono, vengono assediate e costrette alla resa, salvo che l'anno successivo viene eletto un nuovo papa che prende il nome di Alessandro III, che è decisamente anti-imperiale, cioè che è un, diciamo così, vuole essere un nuovo Gregorio VII, vuole assolutamente riaffermare il primato, la supremazia del potere temporale della Chiesa, scusate, ho sbagliato, del potere, lapsus, del potere spirituale della Chiesa sul potere temporale politico dell'imperatore. In realtà l'elezione di Alessandro III era stata contestata dal popolo romano, ovvero dalle famiglie aristocratiche che maneggiavano, manipolavano il popolo romano, che avevano invece poi eletto un antipapa, e Federico I Barbarossa, chiamato a fare da giudice, opta per l'antipapa voluto dai romani contro Alessandro III, che chiaramente immediatamente cosa fa? Lo scomunica. A questo punto c'è cosa c'è? Allora, Federico I Barbarossa opta per l'antipapa Vittore III e Alessandro III lo scomunica l'imperatore perché ha abusato del suo potere, in quanto un imperatore non può, naturalmente Federico I si basava sul privilegium motonis, si richiamava ancora al privilegium motonis, no, quindi sosteneva che lui legittimamente poteva decidere quale fosse il papa legittimo, e naturalmente Alessandro III si basava invece sul dictatus pape, quindi per lui era assolutamente illegittimo che un imperatore, no, potesse scegliere addirittura il papa, no, non solo i vescovi ma addirittura il papa, chiaro? Quindi lo scomunica e c'è un parziale scisma della chiesa, un momentaneo scisma della chiesa cattolico romana, ma in realtà l'antipapa è considerato invece legittimo solo dai tedeschi, cioè dai duchi, dai conti tedeschi che erano legati in particolare a Federico I Barbarossa, mentre i normanni del sud ovviamente erano alleati, no, del papato, quindi sostenevano Alessandro III, così come anche i re di Francia e d'Inghilterra. Anzi, in questa occasione si ristabilisce una alleanza tra il papato e la nuova monarchia francese dei Capetingi. Quindi, come un tempo i papi si erano alleati ai Carolingi, adesso si alleano ai Capetingi in funzione antiimperiale. Chiaramente anche i Capetingi avevano interesse a limitare il potere dell'imperatore, perché il potere dell'imperatore in linea teorica si esercitava anche sui re. Ok, ma prego.
Come si chiama l'antipapa? Come si chiama? Vittore III, ma non importa. Allora, mi interessa di più che capiate i concetti, le dinamiche, le connessioni di causa ed effetto, poi i nomi essenziali, tutti poi si impazzisce, infatti io sono pazzo, come potete constatare. Va bene, allora ascoltate, Alessandro III però trova un alleato ancora più, diciamo, più forte, almeno più immediato, più vicino, i comuni. Perché? Perché a questo punto chiaramente c'è una convergenza di interessi tra i comuni e il papato in funzione antiimperiale. Hanno un nemico in comune, e cioè l'imperatore. Se l'imperatore si afferma come autorità superiore effettiva, ovviamente sono sottomessi sia i comuni, e i comuni non sono più comuni, perdono la loro indipendenza, ma sia il papato non è più indipendente, quindi c'è esaropapismo. Alleanza, stretta alleanza tra i comuni, Alessandro III, e il primo comune ad allearsi e quindi a riprendere la lotta contro, no, quindi a dichiarare la non sottomissione al potere imperiale, cioè a non restituire le regalie, il primo comune è Milano. Era, se non in, sì, anzi, molto plausibilmente era il comune più forte del nord Italia, del centro nord Italia, e per questo faceva paura a molti comuni limitrofi, che quindi proprio per questo erano filo imperiali, Lodi, Cremona, Pavia. Quindi attenzione, non tutti i comuni, almeno inizialmente, erano anti-imperiali, ovvero guelfi, no? Perché a questo punto il nome guelfo in Italia comincia a essere dato a chi sostiene il Papa contro l'imperatore, no? E invece chi sostiene l'imperatore contro il Papa? Ghibellino, ok? E questo lo sapete perché state studiando, avete studiato già con, no, Dante, eccetera, le sue vicende biografiche. Allora, Milano quindi non dichiara: no, non ti restituisco i poteri, rimango indipendente. Federico I assedia Milano e questa volta non solo la costringe alla resa, ma la rade al suolo, la punisce, no, nel modo più pesante. È una vittoria che però alla fine è una vittoria di Pirro, nel senso che questa scelta questa vittoria di Federico I intimorisce gli altri comuni, cioè gli altri comuni pensano di essere completamente soggiogati, quindi di perdere completamente le loro libertà di fare la stessa fine che aveva fatto Milano. Quindi a questo punto, con naturalmente l'accordo, l'aiuto del Papa, si viene a formare un'alleanza di tutti dei comuni del nord Italia, lombardi e non solo lombardi, anche veneti, in funzione antiimperiale. Per quanto i comuni sono Milano, Mantova, Ferrara, Brescia, Bergamo, ma anche Cremona, ma anche Lodi, che pure fino a questo momento erano stati comuni a filo imperiali. Lodi temeva l'espansione di Milano, Lodi temeva che Milano ovviamente la conquistasse, no, il suo territorio, e quindi la sottomettesse. Quindi questo ci dice che tra i comuni c'erano comunque rapporti di rivalità, di conflitto, che però appunto vengono superati in quanto c'è un nemico comune più pericoloso. E quindi lega con questi comuni. Pavia, per esempio, alcuni rimangono filo imperiali, quindi non tutti comunque, nemmeno adesso, cioè al 1167, non tutti i comuni stringono il patto di alleanza che prende il nome di Lega Lombarda. Qui Pavia, per esempio, rimane sempre filo imperiale, rimane sempre ghibellina.
Vi dicevo però che ci sono, aderiscono alla Lega Lombarda anche comuni veneti, e cioè Verona, la cosiddetta Lega Veronese, che già comprendeva Verona, Padova, Vicenza e Treviso. Nel frattempo, insieme comuni e papato, comuni che si sono organizzati in Lega Lombarda e papato, fondano una nuova città in Piemonte, la città di Alessandria, perché ha questo nome appunto in onore del Papa Alessandro III. Alessandria, fondano la città di Alessandria, il comune, meglio ancora, la città e poi il comune di Alessandria, perché in Piemonte, no, in quell'area, in quel punto, perché in Piemonte vi erano molti signori feudali, ghibellini, filo imperiali, e quindi era un modo per indebolire le forze imperiali. Chi fonda la città? Insieme, decidono insieme il papato e i comuni di fondare questa nuova città, Alessandria. Sì, prego. La Lega Lombarda si forma nel 1167. Nel 1167. A questo punto Federico I Barbarossa, che nel frattempo era tornato in Germania perché poi doveva comunque, diciamo così, affrontare nuove ribellioni, ritorna nuovamente poi in seguito in Italia nel 1175. Nel 1176 si svolge la famosa battaglia di Legnano, no, non lo sapete, la battaglia di Legnano, sapete? Sì. Ok, tra esercito comunale e esercito imperiale. L'esercito imperiale è un esercito fondamentalmente di cavalleria, l'esercito comunale anche e soprattutto, non solo, ma soprattutto esercito di fanteria, composto appunto da cittadini che quindi non avevano la ricchezza e nemmeno per poter procurarsi un cavallo oppure per poter addestrarsi all'arte militare cavalleresca, cioè no, appunto alla guerra di cavalleria. Vittoria, seppure non clamorosa, vittoria dell'esercito comunale. I cavalieri di Federico I Barbarossa sono sconfitti, anche se non proprio sbaragliati, però perdono. E quindi Federico I Barbarossa deve accettare la pace. E fa la pace prima con il Papa nel 1177 a Venezia, riconoscendo Alessandro III come l'unico Papa legittimo, quindi finisce lo scisma. 1177. Poi notate che possiamo fare dei giochetti, perché la Lega Lombarda nasce nel 1167, rovesciate la battaglia di Legnano 1176, poi potete anche pensare qua un secolo e un anno dopo il Dictatus Pape, no? 1075-1176. Usate questi trucchetti per... e poi anche divertente. Ok, è un po' pitagorico, no? Sono trucchi pitagorici. L'anno successivo alla battaglia di Legnano, appunto, a differenza di Enrico IV, Federico I non si mette il saio, non passa la notte all'aperto sull'erba, non si umilia in questo modo, ma si umilia comunque. E infatti rende omaggio al Papa nella forma, secondo appunto un protocollo da vassallo. Quindi riconosce, no, ritualmente la superiorità del Papa, e poi ovviamente lo riconosce come unico Papa. E poi nel 1183 Federico I, l'imperatore Federico I, firma la pace anche con i comuni, con la Lega Lombarda, la pace di Costanza, città di Svizzera,
di Costanza, che cosa stabilisce questa pace? Stabilisce di diritto la supremazia dell'impero sui comuni, il riconoscimento formale da parte dei comuni della superiore autorità dell'imperatore, ma di fatto stabilisce l'indipendenza dei poteri dei comuni, cioè l'indipendenza dei comuni. In altre parole, in cambio di un riconoscimento formale della suprema autorità dell'imperatore, per cui se a un imperatore non sta bene un certo podestà, un certo console, teoricamente i comuni devono cambiargli, però poi di fatto in realtà l'imperatore non aveva i mezzi per esercitare questo potere superiore e di fatto rinuncia alle sue regalie. Quindi vittoria dei comuni e indebolimento, ulteriore indebolimento del potere imperiale. Successivamente, cioè alla fine del XII secolo, un nuovo papa, Urbano II, sempre della linea Gregorio VII e Alessandro III, inventa, adesso sto scherzando, poi lo vedremo meglio, però in parte, no, trova una nuova arma antiimperiale, la crociata in Terra Santa. E come si chiamava questo papa? Si chiama Urbano II, il primo che indice una crociata in Terra Santa, ma non è la prima crociata, perché per esempio già quella dei Normanni in Sicilia, vi ricordate la conquista normanna della Sicilia era stata considerata una crociata, una guerra santa. Adesso poi ne parliamo meglio, ma ve lo dico per il momento solo per dirvi che la crociata implicava l'obbligo dei regnanti, dei signori, a cominciare dall'imperatore, dei re, dei duchi, dei conti, l'obbligo di andare a liberare la Terra Santa. Quindi, perché vi dico che è una nuova arma del papato oltre alla scomunica? Perché ovviamente in questa maniera i papi potevano allontanare l'imperatore, o eventualmente anche i re scomodi se ci fossero mai stati, e quindi naturalmente potenziarsi e indebolire i poteri laici. Ok? Se l'imperatore rimaneva assente per anni, perché comunque allora per andare a condurre una guerra in Palestina, cioè, non è che lo facevi nel giro di qualche mese. No, quindi, e oltretutto, nel caso specifico, il caso volle che nel tragitto per arrivare appunto in Palestina, Federico I Barbarossa morì annegato durante l'attraversamento di un fiume. Per il Papa sicuramente fu la provvidenza, fu forse un evento casuale, ma appunto che comunque è emblematico, no, del fatto che attraverso le crociate il papato riesce a indebolire ulteriormente il potere imperiale. Tuttavia, prima di morire, tutto sommato in un modo molto, cioè, per un cavaliere, cioè, guerriero, imperatore, no, un modo vergognoso, annegato in un fiume, prima di trovare questa morte ignominiosa, Federico I Barbarossa era riuscito a attuare, si può definire, un colpo da maestro a livello diplomatico, ovvero il matrimonio tra il figlio Enrico, che poi diventerà Enrico VI, alla sua morte, alla morte di Federico I, Enrico VI, e la figlia di Ruggero II, re
di Sicilia, del sud Italia, Costanza d'Altaville. Un colpo da maestro, perché vedremo che appunto a un certo punto Costanza d'Altaville rimane, ma è un'anticipazione, una prolesse, poi andremo avanti, rimane è l'unica erede al trono, e quindi c'è un'unione delle due corone, quella del reale di Germania e quella reale del sud Italia, e quindi l'accerchiamento del papato e anche dei comuni, il possibile quantomeno accerchiamento del papato dei comuni. La prossima puntata. Adesso invece appunto dobbiamo affrontare l'argomento crociate, o meglio guerre della croce, guerre sante nel senso di guerre della croce, perché appunto, come in qualche modo poi capirete, anche lo sviluppo poi successivo dei comuni, delle monarchie feudali, a partire dalla fine del XII secolo e poi nel secolo successivo, nel XIII, si è strettamente intrecciato, legato, connesso alle guerre della croce. Allora, che in realtà appunto poi, come adesso vi dirò, già partono alla metà dell'XI secolo, non in Terra Santa ma in Sicilia e Spagna. Allora, prima innanzitutto il concetto più generale è quello di guerra santa, quindi una guerra che è motivata dalla fede, dalle diverse credenze religiose. Quindi le guerre sante in questo senso possono essere indette, praticate da svariate religioni, non tutte, perché ci sono alcune religioni che assolutamente non puntano all'espansione, alla conversione, quindi il buddismo, per esempio, il buddismo del Dalai Lama tibetano, il buddismo tibetano. Bene, detto questo, le guerre della croce sono guerre sante cristiane, non il nome della croce, cioè del simbolo del cristianesimo, ovvero guerre indette dallo stesso papato in nome della difesa della fede cristiana dai tentativi di espansione e conquista di altre fedi. Per tutte le altre fedi per i cristiani erano pagane, in particolare in questo caso la fede islamica, la fede o musulmana, difesa da. Ma in realtà vedremo che non è solo così, in realtà vedremo che sono guerre motivate dal punto di vista della Chiesa dall'obiettivo di convertire il maggior numero possibile di uomini alla fede cristiana cattolico-romana. E cerchiamo di vederle tutte insieme, perché non ci sono solo, faccio in tempo a scriverle, ve le dico. Allora, anche in ordine cronologico, innanzitutto vi è la cosiddetta, questo però ve lo devo scrivere perché è spagnolo, ma non è difficilissimo, Reconquista. Ovvero, perché la chiamavano così? Perché i cavalieri, i signori feudali spagnoli, ma anche francesi, sostenevano che la penisola iberica era stata cristiana ai tempi dei visigoti, che si erano convertiti. Ma vi ricordate il regno visigoto? Cioè gli arabi avevano abbattuto nel 711 il regno visigoto, che i visigoti si erano convertiti. Quindi era terra cristiana che era stata appunto strappata ai cristiani dagli arabi, e che quindi adesso doveva tornare
hai, secondo loro, ovviamente ai legittimi proprietari originari, quindi riconquistata, no, riconquista. In nome, appunto, in nome della fede. Quindi è una guerra di appunto, espansione di signori feudali, cavalieri, cristiani, spagnoli, francesi, nella penisola iberica, che si attua appunto nella seconda metà dell'undicesimo secolo, ma poi, no, poi prosegue. Vedremo che la riconquista completa ci sarà nel 1492, lo stesso anno, anche qui una coincidenza da sfruttare, no? Comunque, nel 1492 cade l'ultimo staterello islamico nella penisola iberica, ovvero il regno di Granada, no, nel sud proprio della penisola iberica, nella regione spagnola dell'Andalusia, che non a caso ha il nome di Andalusia, è un nome di origine araba. Ok. Quindi questa prima guerra della croce, la riconquista. Poi certo abbiamo le crociate in Terra Santa dal 1196 al 1272. Gli storici le conteggiano in 7-8, perché l'ultima non si capisce. No, sì. Come? Dal 1196 al 1272. 7-8 crociate, spedizioni successive in Terra Santa, allo scopo appunto di controllare la Palestina, in particolare Gerusalemme, in particolare il Santo Sepolcro, cioè la tomba nella quale, secondo la tradizione, era stato sepolto, ma poi era risorto, comunque era stato sepolto per 3 giorni Gesù Cristo, in modo da rendere accessibile appunto, il Santo Sepolcro ai pellegrini. Adesso poi vi spiego perché il pellegrinaggio a Gerusalemme a un certo punto invece era stato, diciamo così, proibito dalle nuove autorità islamiche. Quindi, diciamo, quantomeno il casus belli relativamente alle crociate in Terra Santa è il fatto che i pellegrini cristiani non potevano più avere libero accesso. Poi ne riparliamo meglio la prossima volta. Finisco soltanto l'elenco. Abbiamo ve l'ho già detta, la crociata di riconquista del sud Italia, in particolare della Sicilia islamica, e poi vedremo, abbiamo invece una guerra della croce nei territori dell'Europa nord-orientale, cioè verso la Germania orientale, la Polonia, i paesi baltici, che prende il nome di slancio verso est, ma lì in quel caso le vittime sono popolazioni germaniche di religione politeistica. Ne riparliamo la prossima volta.